Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Oggi vi ho portato come ospite JD Generation, la realtà, questa realtà che essenzialmente sono adulti che giocano con le spade laser. Per quanto possa essere semplicistica, la spiegherà meglio Gabriele Campari, che è qua con me. Salve. Allora Gabriele, che cos'è JD Generation? Allora, JD Generation è un gruppo di spettacolo che cerca di interpretare più realisticamente possibile quelli che sono i combattimenti all'interno del mondo di Star Wars, come si possono vedere nei film. E com'è che lo fate? Com'è che lo fate sembrare realistico? Noi, attraverso comunque una richiesta alta del pubblico, abbiamo comunque aperto delle palestre in tutta Italia. Nella zona Lombardia sono quelle di Milano, di Sesto San Giovanni, di Vigevano e di Monza. Durante gli allenamenti comunque noi facciamo un potenziamento fisico, una parte di acrobatica e insegniamo anche a utilizzare spade laser attraverso degli stili che il nostro maestro ha codificato guardando tante volte i film di Star Wars. E quando è che nasce? Nasce nel 2012 proprio per un'esigenza di questi spettacoli, visto che in Italia non era presente nessun gruppo che facesse una roba del genere. Questi spettacoli seriamente dove li tenete? Allora, li teniamo sia a fiere ed eventi, diciamo, pubblici, come possono essere il più famoso Lucca, ma anche facciamo eventi privati come matrimoni, feste di compleanno o qualcosa di più particolare tipo in discoteca. Tipo in discoteca che poi alla fine ve li togliete i vestiti da personaggi oppure... Beh, diciamo che... sì, mentre si balla, comunque si fa intrattenimento, mm-hmm. Poi dopo una certa ora ci si può anche cambiare tranquillamente. E quindi siete degli showman? Sì, siamo più stuntman che showman. Il vostro prodotto quindi nasce da una forte preparazione, da una preparazione molto intensa. Sì. Perché comunque bisogna compensare tutti quelli che sono effetti speciali dei film con velocità e tecnica che vengono insegnati durante i corsi. Quindi JD Generation è la compagnia di spettacolo? JD Generation Lightsaber Show è la compagnia di spettacolo, invece JG Show Academy è l'accademia dove si impara comunque a usare una spada laser e anche la teatralità nel farlo. Se io mi iscrivo all'accademia poi posso entrare nel... Sì, tranquillamente, ovviamente mandando un'email al JD Generation Lightsaber Show, uh-huh. Mandando un'email con le richieste scritte sul sito, se venissi approvato comunque dal maestro supremo per fare gli spettacoli, diciamo, più seri, sì, potresti entrare tranquillamente in JD Generation Lightsaber Show. Però una cosa da precisare, la JG Show Academy non è fa anche loro gli spettacoli e le coreografie come la fa la JD Generation. L'unica cosa è che non fa mai gli eventi quelli più seri, importanti, mm-hmm. Quelli dove serve una preparazione realmente superiore, mm-hmm. Chi è che ha avuto l'idea di formare una scuola? Allora, l'idea è di Emanuele Terzano, in arte detto Emavox, che come diciamo qualsiasi può venire in mente un giorno è: ma perché non facciamo questa cosa? Perché non facciamo quest'altra? Così insieme a un gruppo di amici si è organizzato e ha creato questo gruppo. Adesso lui, oltre che farci da maestro supremo, ha anche un'attività e un laboratorio dove costruisce le spade laser. È il suo titolo maestro supremo oppure te lo sta inventando adesso? Diciamo che lui è il gran maestro, però maestro supremo rende più l'idea. Rende più l'idea, è più che l'idea da l'idea del cattivo. Sì, perché lui interpreta proprio Darth Maul. Ah, quindi lo vuoi caratterizzare fino alla fine come il cattivo. In cosa consiste una performance? Allora, nella performance c'è una parte teatrale, ovvero anche le espressioni, l'atteggiamento di un personaggio buono come può essere un Jedi o un personaggio cattivo come un Sith, ma anche e soprattutto di una parte di stunt, ovvero eseguire mosse e evoluzioni come quelle dei film. E la parte teatrale, quindi tutta... In realtà anche tutti gli effetti speciali che voi dovete simulare, sì. Come lo fate? Cerchiamo comunque di dare
anche l'espressione del viso, o anche certe movenze che fa proprio il corpo, simili a quelle che si avrebbero con gli effetti speciali. Adesso prendo ad esempio la forza, tipo una spinta. Non c'hai realmente qualcosa che ti spinge, ma te attraverso comunque l'allenamento puoi far credere comunque allo spettatore di essere quasi tirato indietro. E come mai è nata la GD Generation? La GD Generation è nata proprio per su richiesta degli spettatori che non avevano nessuno a cui ispirarsi o guardare dal vivo i combattimenti. Perché non c'erano altri esempi di una compagnia in Italia teatrale. non c'era nessuno prima della GD Generation. E attualmente voi siete ancora gli unici o ci sono stati emulatori? Diciamo di quello che facciamo noi proprio dal punto di vista coreografico c'è qualche gruppo, però sono gruppi minori, più o meno bravi. Invece dal proprio di vista più sportivo, quindi non teatrale, proprio combattimenti, c'è la Ludosport, che è un'accademia presente in tutto il mondo. Che invece loro si incentrano solo e esclusivamente sul combattimento vero e proprio. Sul combattimento vero e proprio. E loro se le danno oppure sono anche lì attori che devono emulare il combattimento? No, loro diciamo che non sono attori ma non se le danno realmente. C'hanno tutti delle loro regole che io non conosco non facendone parte. Era pura curiosità. E come mai decidete di essere stuntman in costume? Poiché è vero che quello che il pubblico vuole vedere è l'esibizione, il combattimento, però proprio per immergerli nel mondo di Star Wars noi ci vestiamo come personaggi sia presenti nella saga che non, proprio per farli immaginare di avere dei combattimenti visti dal vivo, reali. Tu che personaggio interpreti? Io interpreto un mio personaggio personale, ovviamente creato da me con una storia a parte. Dici la storia, cioè, sei qui per parlare con noi. Allora, il mio personaggio si chiama Darth Volkat, sono un cattivo, mio malgrado, e in pratica impazzisce perché gli muore la moglie, diciamo così, e per non impazzire del tutto va in giro a uccidere e devastare. Cosa gentile e carina. Questo l'hai creato tu in una notte buia e tempestosa? Sì, più o meno. Ah, va bene. Comunque i baffetti effettivamente fanno dal personaggio cattivo. Sì. Li mantieni anche in performance? Sì, li mantengo anche in performance. Quindi ormai sono caratterizzanti anche del tuo personaggio cattivo? Sì. A chi si riferisce? Qual è il pubblico medio dello show? Allora, il pubblico, qualsiasi amante di Star Wars. Chi si riferisce alla JG Show Academy è qualsiasi amante di Star Wars che vuole imparare a usare una spada laser, proprio vuole vivere nel mondo di Star Wars. Per esempio, da bambino, chi è che quando guardava Guerre Stellari non si immaginava di essere Luke Skywalker e combattere contro Darth Vader? Penso tutti. Sì. E la JG Show Academy permette proprio questo sogno, ma non soltanto i più piccini, anche quelli più grandi. E l'età media qual è? Allora, l'età media, ti stupirò, devo dire che sono più le persone di 20-30 anni rispetto ai bambini. Beh, è anche naturale, sono usciti più film durante il periodo di formazione dei 20 e 30 anni piuttosto che dei bambini. E quindi diciamo che l'età media comunque è abbastanza alta, però fanno parte anche bambini dai 6 anni ai 15 anni. Quante settimane di preparazione ci vogliono per poter essere competenti? Allora, questo dipende dalla persona, però mediamente io, in un mese si riesce a tirare su qualcosa che non sarà eccellente, ma comunque una base, perché avendo delle fondamenta solide poi si può venire a creare tutto quello che è uno stile personale di combattimento. Noi impariamo i 7 stili principali del mondo di Star Wars e ognuno quello che sente il proprio, dopo che li ha studiati tutti, lo porta avanti e lo modifica per farsi come se fosse la sua arma vera e propria. E questi 7 stili da dove li avete tirati? Proprio poi? Dal film. Sì, sono canonici. Come ho detto prima, il nostro maestro, riguardandosi film su film, ha codificato i vari stili.
Quindi voi vi leggete il libro del Gran Maestro? Sì, per, abbiamo una roba del genere. Il vademecum dei sette stili dei Jedi? Sì, ogni anno si imparano 1-2 stili. Perché comunque l'apprendimento non è immediato. Ci sono anche tecniche caratteristiche, passi da eseguire. Uno stile può cambiare totalmente dall'altro. Per esempio adesso prendo in esame lo Shisho e il Makashi. Lo Shisho è quello che usa Luke Skywalker. Quindi è molto semplice, ha due mani ed è il primo che si impara. Il secondo è il Makashi. Il Makashi con Tedoku è una mano ed è più elegante e fluido nei movimenti. Non hanno niente in comune. E quindi si imparano prima uno in un anno e poi il secondo in un altro anno. E per avere una formazione completa quanti anni mi ci vorranno quindi? Diciamo 4 anni come minimo. 4 anni come minimo? Sì, poi dipende quando dai gli esami. Ah, perché ci avete pure gli esami? Sì, abbiamo degli esami dove i maestri, compreso il Gran Maestro Emanuele, vedono allievo per allievo singolarmente quanto è cresciuto durante l'anno e se ha imparato le tecniche e i moduli dell'anno e dello stile. Quindi modulo A, modulo B e modulo C verranno presi in esame tutti e tre assieme con il professore. Sì, più o meno così. Il maestro supremo dove lo possiamo trovare? Allora, Emanuele Terzano. Seriamente oppure nella galassia lontana lontana? No, seriamente. No, allora, seriamente lui abita ad Alessandria, però comunque non ha una palestra propria. Le palestre comunque sono, diciamo, in quasi tutta Italia, quindi non soltanto i cittadini di Milano, ma magari anche quelli di Firenze, Roma o Bari, e sono fan, possono comunque andare a trovare sul sito Jedi Generation, www.jedigeneration.com, i vari corsi dove si tengono. Sei sicuro sia .com? No, mi sa .it. Hai detto Bari, Firenze, Roma, allora, Milano. Noi abbiamo scuole a Bari, Firenze, Roma, tutte quelle della Lombardia che ho elencato prima, Alessandria e Acqui Terme. Quindi il maestro supremo sta ad Alessandria? Sta ad Alessandria. Tu stai a Milano? Sì, io sto a Milano. Insieme a chi altro? Insieme a Matteo Menin e Arianna De Carolis. E essenzialmente io posso iscrivermi direttamente al vostro sito ad un vostro corso? Sì, abbiamo anche i corsi online. Ovviamente non sono cioè sarebbe meglio andare dove c'è un istruttore preparato che ti può seguire al 100%, però comunque si può sul sito, ci sono i contatti di ogni istruttore. Quindi non so, prendiamo un esempio: vuoi iscriverti alla JG Show Academy di Milano? Danno il contatto mio di Matteo, te ci scrivi direttamente sulla pagina Instagram, noi con i tuoi contatti ti diciamo l'orario, il giorno in cui facciamo lezione, c'è la lezione di prova gratuita, poi se decidi di iscriverti, bene, se no è stata comunque un'esperienza. Quindi rinnoviamo l'invito a tutti i nostri spettatori interessati, scrivete sulla pagina Instagram Jedi Generation Milano, jedigeneration.milano, che potete iscrivervi tranquillamente, lasciare i dati e vi ricontatteranno. E la palestra in che zona è? La palestra si trova praticamente vicino a Corvetto, più precisamente in Viale 40. E i vostri allievi, i tuoi allievi direttamente, che persone sono? Verità, tutti i generi di persone, abbiamo da quelli che non ti aspetteresti mai siano dei fan di Star Wars a quelli che proprio li vedi in giro con magliette o gadget, però sono tutte persone comunque gentili, serie, non abbiamo persone diciamo non rispettose, ecco, soprattutto perché l'allenamento è tosto e bisogna seguire quello che i propri maestri ti dicono. Quindi anche la casalinga di Voghera può tranquillamente iscriversi? Sì. È aperto a tutti la JG Show Academy, non c'ha nessun limite. Dove vi possiamo trovare?
sul sito? No, in giro per l'Italia, dove vi possiamo trovare? Allora, prossimamente saremo all'Xmas Comics di Torino. Se no, più avanti, nella zona comunque Milano, saremo sia al Festival del Fumetto di Novegro che al Cartoomix che si fa a marzo. Il Novegro sarà l'1 e il 2 febbraio, mentre il Cartoomix saranno il 13 e dal 13 al 15 marzo. E lì vi esibirete? Sì, ci esibiremo sia a JG Show Academy che JD Generation Lightsaber Show. Come funzionano le esibizioni in un evento così grosso? In un evento così grosso, allora, prima c'è la parte dell'accademia dove i due ragazzi, o tre o quattro, non è detto il numero, entrano dentro un'arena e combattono e fanno vedere quello che hanno imparato, fanno vedere la loro coreografia, tutto quello che nel corso dell'apprendimento, diciamo, pensano di essere migliorati, far vedere al pubblico. E poi c'è la parte di show dove è un pochettino più seria, e c'è proprio una storia dietro ai combattimenti che il pubblico recepisce. Se non si avesse un'arena, come può essere Novegro, ci si esibisce proprio sopra il palco. E com'è esibirsi davanti ad un palco, su un palco davanti a un pubblico enorme? Perché alle fiere dei fumetti oramai c'è un pubblico enorme. Allora, direi che le prime volte è come una spinta da dietro, per essere, diciamo, gentili. Però dopo che lo si fa per 2-3 volte ci si fa il callo. E poi penso che dopo che uno ha fatto vedere quello che sa fare a così tante persone, ne è uscito soddisfatto, penso sia la più grande soddisfazione. Comunque volevo rassicurarti, si possono dire parolacce senza... Non volevo essere comunque non sgarbato. Ti ho avvisato prima che si potevano dire le parolacce. Quindi noi vi possiamo trovare all'Xmas Comics, a Novegro, al Cartoomix, sul sito dove ci sono tutti i vari contatti, e poi su Instagram. Sì. Ci sono altri punti di contatto? I nostri profili privati, però comunque i nomi e cognomi sono già scritti sul sito, quindi penso che tutti i modi per diciamo contattarci ci siano, anche le fiere dove abbiamo i bigliettini, dove numero, Instagram, Facebook. Ci sono tutti i modi del mondo per contattarci. Allora, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Noi qua abbiamo finito. Io invito i nostri spettatori ad andare almeno ad informarsi su questa iniziativa, anche se non sono in Milano. E nulla, ci vediamo al prossimo episodio di Municipio X. A presto.